Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi andiamo a fare uno spaghetto alla puttanesca, però muah. Un po' io lo chiamo puttanesca bastarda perché dopo lo vedrete, alla fine lo vedrete, però intanto. Allora, cominciamo, è una ricetta velocissima, andiamo a vedere quali sono gli ingredienti che ci servono per realizzare questa nostra deliziosa ricetta e muah. Adesso capirete perché la chiamo bastarda, perché con gli ingredienti io sono molto generoso, soprattutto con quelle che sono le alici. Allora, guardate qua, queste qua sono delle alici o delle acciughe che ho fatto io sotto sale, cioè le ho prese freschissime, poi le ho prese, io le ho private della testa, della parte interiore, le ho messe così sotto sale, già queste qua c'hanno qualche mese e sono fantastiche. Poi le laviamo bene, le puliamo, le mettiamo sotto l'acqua, le lasciamo che va a perdere un pochino la parte eccedente di sale. Poi, una volta che sono così, sono pronte per essere utilizzate. Invece questa, vedete questa qua che la pelle è più consumata, perché? Perché questa qua è quella sott'olio, ok? Anche queste qua le ho fatte io, trovate la ricetta anche di come si fanno queste nel mio canale. Poi, quindi, lasciamo perdere le acciughe. Aglio, io preferisco tagliarlo grosso l'aglio, perché così almeno uno lo vede, lo può evitare nel momento in cui si trova per mangiarlo. Dei bei pomodorini ciliegino opachino, così vanno benissimo. Dei capperi, del prezzemolo, peperoncino, olio extravergine di oliva, sale. Manca un ingrediente qua, però adesso lo vado a tirare fuori, oltre alla pasta ovviamente. Guardate qua, eccolo qua, questo ingrediente meraviglioso sono le olive. Queste non sono le olive di Gaeta che generalmente si utilizzano per fare questa ricetta, ma sono quelle che ho fatto io. Ovviamente le priviamo del nocciuolo e poi dopodiché le possiamo utilizzare per fare questa meravigliosa, deliziosa e squisita ricetta. Cominciamo con il versare il sale grosso all'interno dell'acqua di cottura della pasta e quando bolle, qua già sta bollendo, andiamo a versare anche dentro gli spaghetti. Il tempo di cottura degli spaghetti è sufficiente per preparare il nostro bel sughettino, ok? La nostra bella puttanesca bastarda. Allora, io aggiungo qui, dato che le olive le ho fatte io, l'olio delle olive che vado a utilizzare è lo stesso olio che poi andrei a mettere e anzi viene anche un attimino più aromatizzato. Però voi se non avete le vostre olive fatte da voi, quindi siete sicuri di che cosa state utilizzando, vi consiglio di utilizzare solo dell'olio extravergine di oliva. Quindi vado a inserire l'aglio tagliato grosso e del bel peperoncino. Quanto basta? Cioè, questa è l'unica cosa che quanto basta voi mi direte sì, quanto basta va bene, perché altrimenti QB non vi piace. Quando comincia a dorare bene l'aglio, inizia a rosolare bene, andiamo a inserire i filettini di alici e le olive. Così le olive si tosteranno un attimino, diventeranno un po' croccantine, mentre i filettini di alice si scioglieranno e formeranno quella che è una base per la nostra cremina. Il profumo è spettacolare. Poi le alici fatte in casa, le olive fatte in casa, cioè la bellezza di questi prodotti che facciamo in casa davvero è qualcosa di meraviglioso, meraviglioso. Aggiungiamo i capperi e continuiamo quella che è la nostra preparazione, aggiungendo anche i pomodorini. Guardate, è veramente una ricetta espressa velocissima. Praticamente abbiamo già finito gli ingredienti a parte il prezzemolo, che non si mette il prezzemolo in cottura perché rilascerebbe delle tonalità amare. È vero che alcune tonalità amare sono anche gradite, però in questo caso la tonalità amara è meglio non aggiungerla. Gli spaghettini al dente sono pronti, quindi li scoliamo e li mettiamo dentro. Una cosa, se quando la saltate vi rendete conto che risulta un po' troppo asciutta, ok, non fate nient'altro che aggiungere un pochino, un mezzo mestolo di acqua di cottura della pasta, ok? Vedete, generalmente si aggiunge perché permette anche, raccolta l'acqua di cottura della pasta, quelli che sono gli amidi rilasciati dalla pasta, permette appunto di legarsi con il sughetto e di formare quella meravigliosa cremina che praticamente abbiamo fatto. Ora, il piatto è praticamente pronto, manca soltanto l'ultimo ingrediente, il prezzemolo, fuoco spento in questo momento, diamo un'ultima saltata, sbrem, e poi andiamo dunque ad impiattare e andiamo a mangiare perché io ho fame. Questo è uno spaghetto veloce, delizioso, buonissimo, da chuparse los dedos. Andiamo a impiattare.
Come avrete notato, non si mette sale, ok? Nel sughetto non si mette sale. Perché? Perché prima di tutto le alici, anche quelle sott'olio che voi potete utilizzare tranquillamente, vanno benissimo, hanno comunque una percentuale di sale. Quando si sciolgono rilasciano questa percentuale di sale. I capri hanno, anche se li lavate, hanno una percentuale di sale. Se poi prendete quelli in salamoia ne hanno meno, se prendete quelli sotto sale invece ne hanno un pochino di più. In ogni caso vanno comunque lavati gli altri, quelli in salamoia non vanno lavati, non serve. Quelli si prende, si inseriscono quando cucinando praticamente rilasciano anche loro una percentuale di sale. Quindi niente sale e mangerete qualcosa di meraviglioso. Per chiudere questo meraviglioso piatto, una bella spolverata da prezzemolo e via. Siamo pronti? Andiamo a mangiare. Spettacolo, minga, bella piccantina, buona 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 buona, da ciuparsi lo sdedos, adesso la andiamo ad assaggiare, però prima vi vorrei ricordare di iscrivervi al mio canale se non l'avete fatto, che non l'avete fatto, fatelo, fatelo, e di mettere un bel like e di condividere il video sui social con tutti i vostri amici. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima video ricetta. Adesso la andiamo a provare. Sarà buona? Non sarà buona? Non lo so. L'odore è buono, però, devo fare la prova dell'assaggio. Allora, a ver. Sarà buona? Profumo, però questo è davvero. Il profumo. Già sono sazio e stai bene assi. Mamma mia. Mamma mia. 120 grammi di pasta a testa me li mangio da sola. Mamma che buona bontà. Poi sapete perché l'ho chiamata bastarda? Perché le olive le ho fatte io, le alici le ho fatte io. La pasta l'ho comprata io, entonces tutto io. Ma ciao! Davvero, è spettacolare. E il formaggio non si mette? Ogni tanto io lo metto. E ci sta pure bene. Mettetecelo. Ciao! Però oggi me la mangio così. Questa è la ricetta originale. Senza le di carità.